Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, chiedo scusa per la mia assenza, però ho avuto una brutta influenza che è durata, diciamo, dalla Befana fino a qualche giorno fa, quindi non ho potuto registrare. Allora, il video di oggi tratterà, appunto, come avete potuto leggere dal titolo, sulle domande che voi mi avete fatto, alle quali io dovrò rispondere, diciamo così. Ho scritto sul foglietto, avendo ancora pochi iscritti, chiaramente le domande non sono tantissime, infatti conto quando avrò più iscritti, che magari le domande saranno di più, farò un video anche più lungo con più domande e più risposte. Allora, cominciamo. I quadri che stanno in sala sono tuoi? Allora, no, non sono miei, ma sono di mio padre perché anche lui dipinge e quindi sono suoi. Praticamente questa persona che mi aveva fatto la domanda, diciamo, era rimasta colpita appunto perché avevo fatto un video sulla pittura e quindi facendo un video sulla pittura in cui dipingevo in sala si vedeva tutto questo fondo, diciamo, di quadri. Infatti mio padre ha proprio allestito la sala con tutti i suoi quadri. Poi ci sono certi lavori anche che fa la mia mamma, però sono all'uncinetto, quindi non è pittura. Passiamo oltre. Posso cominciare ginnastica ritmica a 19 anni? Allora, cara, quello che posso dire è che secondo me la ginnastica ritmica si può cominciare a qualunque età. Non ha importanza l'età, non ha importanza quanto tempo ci si allena. Ma quello che conta è appunto l'impegno che ci metti, perché alla fine, se tu inizi a 3 anni, diciamo l'età ideale sarebbe 3 anni, però poi alla fine ti alleni male, non vai avanti. Se invece inizi a 20 anni, tesoro, secondo me puoi andare avanti, cioè non ha importanza l'età. Basti guardare la ginnasta più anziana del mondo che ha 90 anni, fa ancora ginnastica, lei è iniziata a 30 anni per intenderci, quindi non c'è un'età per iniziare. Questa cosa è fatta, diciamo, hanno creato degli stereotipi che per forza così deve essere, ma chi l'ha detto che per forza così deve essere? Un'altra domanda, è sempre sulla ginnastica ritmica, quindi sono collegate le due cose. Ho 11 anni, è tardi per iniziare la ginnastica ritmica? Stessa cosa si ricollega alla domanda precedente, non è tardi, perché se chiaramente ho detto che a qualunque età si può iniziare, chiaramente anche a 11 anni, cioè non è assolutamente tardi, anzi. A tutte e due vi dico fregatevene se qualcuno comincia a dire ma dovevate iniziare prima, 3 anni, perché il corpo è più sfruttabile, fregatevene, perché non esiste un'età per iniziare, per fare un qualcosa che ci piace. E chi vuole distruggere i nostri sogni dicendo ma dovevate iniziare prima, ma non va bene così, siete vecchi, secondo me sono persone malate e chiuse mentalmente. Perché una persona che fa dei discorsi del genere, andando a distruggere dei sogni di certe ragazze, cioè secondo me non va bene, cioè non va proprio bene, assolutamente. Queste due ragazze hanno commentato sotto un video che ho fatto sulla ginnastica ritmica, forse qualcosa tipo che ho fatto dei buoni motivi per iniziare la ginnastica ritmica in età adulta, che poi lì sono stata di parte perché l'ho iniziata in età adulta, però alla fine non c'entra iniziarla tardi o presto, ma c'entrano i risultati, quindi va bene così. Passiamo oltre. Perché non fai vedere la tua famiglia? Questa domanda non mi ricordo chi me l'ha fatta, sotto quale video, magari in privato, non lo so. Allora, dunque, ragazzi, quello che posso dire è che la mia famiglia non vuole apparire qui sopra.
Infatti, quando faccio gli speciali, tipo speciale Natale, speciale compleanno, speciale Capodanno, speciale Pasqua, eccetera, eccetera, io devo faticare e non è un tanto, e non poco, diciamo così. Perché? Perché non è che io mi faccio come lo speciale, l'ultimo che avete visto, speciale Capodanno, però non ero a fare io lo speciale da sola. Cioè, in sala c'era anche il resto della famiglia. Ho dovuto faticare tantissimo per non farli vedere. Anzi, ho detto, mo sto registrando, quindi fate silenzio perché a loro dà fastidio pure che venga la loro voce. Quindi ho dovuto praticamente faticare, però non è che vivo da sola, non è che non ho genitori, semplicemente che loro non vogliono apparire. L'unica persona che vuole apparire, che è dalla famiglia, è il mio fidanzato. Ma per il resto no. Questa è una domanda che mi è stata fatta da una persona, diciamo però in privato. Non ha a che fare con i video, però ce la metto lo stesso, ce l'ho messa lo stesso. Ma state ancora insieme o vi siete lasciati? Questo è riferito al mio fidanzato. Allora, giustamente parecchi di voi hanno notato che da agosto il mio fidanzato non lo vedete più. Diciamo perché? Chiaramente ci siamo visti a novembre, però non abbiamo fatto in tempo a registrare un video. Poi ci siamo visti a gennaio, ma sono stata io ad andare da lui, quindi non abbiamo fatto in tempo a registrare il video. Quello che posso dire è che sì, siamo ancora insieme, non sappiamo quando staremo di nuovo insieme a Chieti, perché per adesso lui non si può muovere, sono cose molto personali e riservate, quindi non sto qui a dirvi il motivo, che cosa è successo, che cosa non è successo. Però secondo me ci rivedremo presto, infatti quando ci rivedremo che lui tornerà a Chieti, non sarò io ad andare da lui, ma lui tornerà qua, io conto di fare un video proprio sul suo ritorno. Perché giustamente per chi mi segue, l'ultima volta che l'ha visto è stata d'agosto, quindi dice d'agosto sono passati di mesi, quindi dice com'è possibile, però vi posso assicurare che stiamo ancora insieme, ci siamo visti pure questo mese, però il tempo era poco, quindi non abbiamo fatto un video in cui stiamo insieme, però ci stiamo. Questa domanda invece è stata fatta proprio da lui, quindi è la dimostrazione che sì, stiamo ancora insieme. Come vivi la vita dopo circa 3 anni senza mutismo e con tante emozioni? Allora, come vivo la vita? Quello che posso dire è molto meglio, ma non perché adesso ho superato il problema mutismo o altro, semplicemente perché mi sono ripresa, diciamo, una specie di rivincita. Perché a pensare che tutte quelle persone che volevano gettare la spugna perché dice questa qua è arrivata a 25 anni che non ancora parla, e quello e quell'altro, poi il fatto che certe persone se ne sono approfittate di me, no? E avevo fatto pure un video, mi sembra, tempo fa, in cui vi ho detto delle cose che mi erano successe in passato, però non sto qui a ripeterle perché altrimenti poi questo video perderebbe, diciamo, il suo significato, quindi non sto qui a ripeterle. Quindi per me è stata una rivincita e soprattutto vivo molto meglio perché? Perché da quando ho superato il mutismo, anzi da quando sto con il mio fidanzato, ho completamente, diciamo, non solo superato il mutismo, però credo di più in me stessa. Infatti adesso non ho problemi a parlare del fatto che ho sofferto di mutismo selettivo e fobia sociale. Cosa che prima, ad esempio, avevo questo problema perché mi vergognavo, perché diciamo la gente che dice, ma poi così, poi chissà che cosa pensa, che cosa non pensa, è un macello, io non devo dirlo, meglio che mi sto chiusa in casa, oddio, mo che esco, devo per forza salutare quello, però io non ci riesco. Praticamente mi creavo mille problemi. Però adesso mi sono resa conto, proprio stando col mio fidanzato, che alla fine non bisogna mai vergognarsi per quello che si è, perché alla fine ognuno è speciale così com'è e se c'è qualcuno che non ci capisce, perché c'è sempre l'imbecille di turno che deve fare la sua battutina, appunto, come ho detto io, un imbecille,
non ci dobbiamo vergognare noi di quello che siamo. Perché alla fine, sì, io ho sofferto di mutismo selettivo, un problema dovuto all'ansia, per fortuna, quindi non c'è niente di cognitivo, quindi l'ho superato. Però anche se fosse stato un problema, che avessi avuto un problema di linguaggio proprio, quindi non dovuto all'ansia, ma un'altra cosa, stessa cosa, io non dovevo vergognarmi di quello che ero, perché alla fine, ognuno di noi viene al mondo per uno scopo. Sta a noi stessi decidere per quale scopo siamo venuti al mondo. Quindi alla fin fine ognuno è diverso e non esiste che una persona identica a un altro, perché i difetti ce li hanno tutti quanti. Ebbene ragazzi, questo è tutto e ci rivediamo al prossimo video.